accusano sua moglie. Questo è assurdo. E perché no? Accusano i nostri chierici di concubinato. Loro, che non disdegnano i favori di un'adultera. Dobbiamo stare attenti, Egbert. Quella donna non deve trovare proprio qui i suoi difensori. Vero o falsa, la voce va alimentata. Disporrà imponenti funerali. Io stesso seguirò il feretro. Tutti i vescovi abati nel raggio di 15 miglia devono essere presenti. Vedranno come il re piange chi lo ama e difende chi gli è fedele. E guai ai traditori. Ma la scomunica aveva isolato Arrigo. Ciò fu subito chiaro dall'atteggiamento dei principi tedeschi, che mal sopportavano la monarchia ereditaria della casa di Franconia, quella appunto di Arrigo. Essi inoltre temevano per i loro stati i danni della scomunica. Perciò, capeggiati dal principe di Svevia, Rodolfo, che era cognato di Arrigo, i piccoli sovrani presero segreti contatti e si riunirono a Treviri, sulla Mosella, al fine proclamato di riportare l'ordine al regno tedesco. Sulla sponda opposta del fiume, Arrigo è alla testa di un esercito, pronto a dare battaglia se i principi eleggeranno un altro re. Ma per l'intervento dei legati del Papa presenti alla dieta, fu approvata soltanto la sospensione di Arrigo dal regno e ogni decisione definitiva fu rinviata ad una dieta da tenersi ad Augusta il 2 febbraio dell'anno successivo, 1077, sotto la presidenza di Gregorio VII. Ad Arrigo fu imposto di ritirarsi a Spira, ad oriente del Reno, a vita privata. E Arrigo accettò. I primi di dicembre del 1076 il Papa aveva lasciato Roma contro il parere di gran parte dei suoi consiglieri per recarsi ad Augusta ad arbitrare il giudizio su Arrigo. L'8 gennaio Gregorio era a Mantova, ai confini settentrionali degli stati di Matilde. Tra gli altri lo avrebbero accompagnato la stessa Matilde e l'abate Ugo di Cluny, padrino di Arrigo. L'abate reggeva l'ordine dei Cluniacensi, i cui monasteri avevano dato alla riforma gregoriana l'appoggio di legioni di monaci. Da più giorni si aspettava ormai la scorta promessa dei principi tedeschi, che attraverso il passo del Brennero avrebbero dovuto accompagnare il Papa ad Augusta. Vostra Santità si affatica molto durante la messa. La scongiuro di rimandare le udienze. E perché, figlia mia? Qui non è come Roma, dove ciascuno, quando vuole, può vedere il Papa. Per questi buoni cristiani il nostro passaggio è un conforto, una tantum. Dio sa se hanno bisogno di conforto. Ho freddo e suto. Vostra Santità è debole. Mangio troppo poco. Mangiare, mangiare. E l'anima scende negli intestini. In Italia. Viene a deporci di persona, come fece suo padre con Gregorio VI di venerata memoria. Ho scelto bene il mio nome. Che tutti i castelli dell'Appennino siano messi in stato di difesa. Mantova scorte sufficienti. Per 2 mesi, signore. Fa controllare. Ritira i presidi dalle campagne. Tutti sulle mura. Fa presto, figlio. Precedimi alla rocca di Canossa. Che tutto sia in ordine per ricevermi. Ha attraversato tutta la Germania senza incontrare ostacoli. È sceso in Italia e nessuno ferma il ribelle scomunicato. Perché la scorta ritarda? La
La scorta non verrà, Padre Santo. È arrivato un corriere stamattina. Aspettavo di dirvelo dopo la messa per non disturbarvi. Parlano di difficoltà del viaggio per la stagione inclemente. E Arrigo scavalca le Alpi come Annibale. C'è qualche altra cosa che tu sai e io non so? No, Santità. Perdonatemi. Come fedele figlia di San Pietro vi dico che se il re vuole passare sui miei stati resisterò. Ora debbo pregarvi di lasciare Mantova e seguirmi in luogo sicuro. Canossa, nel cuore delle fortificazioni dell'Appennino, dominava dall'alto i castelli circostanti. La posizione naturale e tre ordini di mura massicce ne facevano un rifugio inaccessibile. Notizie da Mantova, signora. Dicono che il re è accompagnato da un forte esercito e che i vescovi scismatici gli vanno incontro con entusiasmo e gli offrono uomini, armi e denari. Proprio in quei giorni alcuni vescovi tedeschi di nomina imperiale, turbati dalla scomunica ed ignari delle decisioni di Arrigo, avevano raggiunto il Papa Canossa per implorare il suo perdono. Gregorio li accolse nella rocca, ma li sottopose ad un trattamento di rigore, chiusi nelle segrete del castello a pane ed acqua, in attesa delle sue decisioni. Valorosa cugina. Abbiamo ricevuto la tua supplica. Padrino. Non chiedo che il perdono cristiano. Non può essermi negato. Tu devi intercedere. Soltanto il Papa possiede le sante chiavi e il potere di sciogliere e di legare. Che mi sciolga, padrino. Che liberi l'anima mia dall'inferno. Ti supplico. Tu tremi, cugina. Fa freddo. Entriamo al castello. La scomunica. Non sotto lo stesso tetto. Gli sia negata l'acqua e il fuoco. Sia seppellito a ceri spenti. Ma non c'è dunque misericordia per l'eternità? Sempre c'è misericordia per chi dà prova del suo pentimento. Sono venuto su questi monti senza armi, senza esercito, contro il parere dei vescovi lombardi. Che altro si aspettavano da me? Non è una prova questa? Che io si riammesso nel grembo della Chiesa e mi inchinerò ai suoi dettati. La difenderò. Se non volete credere a me, credete almeno alle lacrime di mia moglie, del mio bambino, alle preghiere della Marchesa di Torino, di mio cognato, del Marchese d'Este. Li conoscete? Hanno accettato di seguirmi per unirsi alle mie suppliche. Prego la regina e suo figlio, la marchesa Adelaide, il duca Medeo e il marchese d'Este, di essere miei ospiti a Canossa. Tu aspetterai qui a Bianello ciò che al Papa piacerà di decidere. Grazie, cugina.
Andate, ve ne prego. E non vi contagi la peste della scomunica. E baciando i piedi del Santo Padre, supplicate per la mia salvezza. Bussate le porte del paradiso, chiamate i santi a soccorso. Io aspetterò qui, in umiltà e in contrizione, la grazia del perdono. Benedicat vos omnipotens Deus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Levatevi, signori, e confidate nella nostra benevolenza. Voi tutti sapete che alla dieta di Treviri il re non fu immediatamente deposto solo per l'intercessione dei nostri legati, tra i quali il signore abate di Cluny, qui presente. Ma nell'evitare a re Arrigo quella definitiva umiliazione, noi ci impegniamo ad accettare le decisioni della dieta. Ora re Arrigo è venuto meno a quei patti, nonostante i nostri paterni avvertimenti. Qualsiasi nostro atto in suo favore suonerebbe come giustificazione della sua disubbidienza e altererebbe le decisioni di Treviri. E ciò che è più grave, in assenza dei principi tedeschi suoi accusatori. Che il re si rechi dunque ad Augusta. La fermezza con cui oggi siamo costretti a respingerlo accrescerà la forza del nostro arbitrato di fronte ai suoi stessi accusatori. La pace del Signore sia sempre con voi. Del 2 febbraio è imminente, Santo Padre, e non vedo come la dieta, ammesso che si tenga, possa adornarsi della vostra augusta presenza. L'arbitrato di San Pietro è un impegno d'onore dei principi. La data della dieta sarà posposta finché non ci sarà consentito di recarci ad Augusta. Ma nel frattempo voleranno i giorni che ci separano dall'anniversario della scomunica. Meno d'un mese, Santo Padre. Se per quella data Re Arrigo non sarà stato assolto, perderà ogni diritto alla corona. Anche questo fu deciso a Treviri. Mi domando se non è proprio questo che i principi tedeschi vanno cercando. Eliminare Arrigo e con ciò le ragioni stesse della dieta. E allora partiremo per Augusta immediatamente. Troveremo una scorta italiana che ci accompagnerà. Sarebbe stato già rischioso, Santo Padre, se l'animo dei principi non fosse mutato. Ma il mancato invio della scorta induce ai sospetti più gravi. Il passaggio di Vostra Santità attraverso territorio in fermento può provocare un incendio devastatore. Ammiro il coraggio di Vostra Santità, ma le sorti della Chiesa e della Riforma dipendono oggi più che mai dalla vostra persona. Il re è pronto a dare ogni prova del suo pentimento. Bene.
Bene. Non si può negare risposta a simili avvocati. Se il re è veramente pentito e chiede di essere assolto, ecco, a prova del suo buon volere, le nostre condizioni. Scrivi. Dì al Papa che rifletterò sulle sue proposte. Sua Santità si aspetta che io stesso porti la vostra risposta. E anche la mia spada e la mia corona, no? Sei un uomo coraggioso, tu. Gli altri non hanno osato portare simili proposte al re. Un giorno ti prenderò al mio servizio. Adoro il valore. Dì al Papa che avrà molto presto la mia risposta. Avete sentito? Si pretende che io rimetta la mia corona e le altre insegne regali al potere del Papa, che mi dichiari indegno del nome e dell'onore di re. Ebbene, io accetterò, purché siate voi a sconsacrarmi e a trasformare il re di Germania in un mendicante. Coraggio, signori. Questo vi risparmierà le stesse umiliazioni dei vostri colleghi di Losanna, di Osnabrück, di Strasburgo, di Zeiss e persino dell'arcivescovo di Brema e del principe di Cosai, che ha paura del contatto con il lebbroso e ora sconta l'incella pane e acqua il delitto di essere stati nominati da me! Non c'è più onore al mondo! E allora che Arrigo muoia! Come Cristo! Tradito e abbandonato dai suoi! Mercè di un re infelice, buoni signori! Un pugnale, Akbar! Un pietoso pugnale che mi liberi da ogni sofferenza! Arrigo, re per grazia di Dio, hai rifiutato un esercito e un'avventura vittoriosa in cambio di una umiliazione. Ecco la moneta con cui sei pagato. Sono scomunicato, vescovo. Sono una pecora infetta. I miei nemici, principi ribelli, s'aspettano solo che il male diventi definitivo per cancellarmi dalla vita! Nego il potere di scomunicare a un papa eletto irregolarmente a furor di popolo senza che i cardinali vescovi esaminassero la sua candidatura. Gregorio ha violato la legge. Si è messo lui per primo contro l'onore. L'onore. Il potere, vescovo. Il potere che Gregorio mi ha tolto. Il potere dei re viene da Dio. Lo afferma San Paolo e lo conferma Sant'Agostino. Lo ribadisce il primo Gregorio, il grande Gregorio di cui questo falso monaco usurpa il nome. Basta, vescovo. Da quando sono nato mi sento ripetere questa lezione. L'abbiamo discussa per settimana alla dieta di Worms. Questo non ha impedito e la scomunica ci sollevasse contro gran parte della Germania. Dio ci ha abbandonato. Siamo
stati noi ad abbandonarlo nel momento in cui abbiamo dubitato del nostro diritto. Chi ha mosso i signori dell'Alta Italia a venirci incontro e offrirci armi ed eserciti, se non lo Spirito di Dio? Dio vuole che guadagniamo l'Italia e perdiamo la Germania. Perderemo anche l'Italia, mio signore, prostrandoci ai piedi di Gregorio. Perché Gregorio vi umilia per inchinarsi a un altro sovrano e adularlo e eccitarlo e obbedire ai suoi ordini. Parlo della plebe italiana, mio signore. Questo è il vostro vero nemico, contro il quale nessun accordo è possibile. O noi, o loro, o il nostro ordine, o un disordine che finirà per travolgere lo stesso Gregorio. Mi chiedo se i principi tedeschi sappiano questo, ma forse l'invidia cieca ci fa agire contro noi stessi. Noi adoriamo questo paese perché gli italiani non ci amano. Perché siamo stati troppo deboli nei loro confronti. Sempre gli italiani si inchinano davanti alla forza. Dei re stranieri che hanno corso la penisola, sempre hanno acclamato il più forte. Ma io non sono straniero. L'impero non è straniero in nessun luogo. È la forma terrestre. È la spada fiammeggiante di Cristo. Soltanto la Chiesa, abate, rappresenti il popolo di Cristo. Voi ritenete troppo dure le condizioni poste ad Arrigo, ma la mano di Dio è tanto più pesante quanto più in alto siede il peccatore. Perdonatemi, voi gli imponete un'umiliazione superiore alle forze di un uomo. È un re, due volte re, candidato all'impero. Se gli abbiamo chiesto di rimetterci la corona e le insegne della regalità, non è certo per adornarcene. È solo per stabilire il primato del regno di Dio sui regni della terra. Se ti sta a cuore la salute di Arrigo, devi pregare, abate. Pregare notte e giorno che il suo orgoglio sia vinto dall'umiltà. Seguire la mia vocazione al monastero. Ora pregherei anch'io, con maggiore abbandono. E che accadrebbe se lo spirito di rinuncia togliesse al mondo i nostri servi migliori? Da ogni parte sorgono nemici armati contro la Chiesa. Dio ti ha posto sul trono per la sua difesa. Ho obbedito, Padre Santo. Tutto ceduto di me stessa, ciò che m'era più caro, anche la verginità, sacrificata ad uno sposo indegno per necessità di governo. Ma perché Dio ha lasciato morire mio figlio, il mio unico bambino, in età ancora tenera?
e suo padre in quel modo crudele. Come se io fossi punita ad un tradimento. Non bestemmiare, figlia mia. Non lo sai che il dolore è il segno della predilezione di Dio? Ci sono anime alle quali non è concessa la mediocrità. Perdonatemi, padre. Era per dirvi quale deserto nel cuore e come facilmente esso si apra alla misericordia. Vi prego, ascoltatemi come in confessione. Mi sono chiesta io stessa perché mi faccio avvocato di Arrigo. Forse per vincolo di sangue, per comunità di interessi. Alle volte la tentazione può anche assumere il volto della pietà. Ma io ho conosciuto un altro Arrigo, un giovane diverso, generoso, pronto ad accendersi per ogni nobile causa. Poi non so quale ferita gli ha piegato il cuore. L'orgoglio, forse. La paura della solitudine, la disistima degli altri. Si è fatto sospettoso, simulatore. Ora, se un uomo simile viene a umiliarsi ai vostri piedi, non può essere per sola astuzia di governo. Tu non sai, figlia, dove può arrivare l'arte del maligno. La mia spada è sempre al vostro servizio. Voi sapete con quale ardore ho abbracciato e sostenuto la vostra riforma. E come Arrigo ribelle, la calpestata. Ne ho tremato, infatti. Perché l'unione dei popoli cristiani sotto l'impero minacciava di rompersi. Ma io so per esperienza di governo che gli uomini sono disposti ad ogni eccesso pur di non cedere i loro privilegi. Anche ad una guerra di distruzione. Ma se Arrigo torna a Cristo, quale vantaggio può avere la Chiesa dalla distruzione dell'impero? Guarda più avanti, figlia mia. Più avanti. Noi non vogliamo la distruzione dell'impero. Al contrario. Vogliamo che il potere di Pietro sia superiore al potere di Cesare e che i sovrani inchinino davanti a Cristo i loro vessilli. Come si chiama questo luogo? Bianello, sire. Bianello. Che nome dolce per una fortezza. Questi italiani. Scrivi, vescovo. Bianello, il giorno tale, eccetera, eccetera. Poi lo volterà in buon latino. Io, Arrigo, re per grazia di Dio, a Gregorio Papa. No! Non più Papa. Scrivi falso monaco. Ha ragione, noi riteniamo che il beato Gregorio, di cui tu hai usurpato il nome, è freddo. Fallo scaldare. Sia stato giusto profeta quando disse... Avanti le parole di Gregorio. L'anima del prelato si esalta spesso per l'affluenza dei fedeli e crede di sapere più di tutti solo perché s'accorge di potere più di tutti. Parole, signori. Ancora parole. È un giorno intero che stiamo naufragando nelle parole. E intanto gli occhi del mondo sono su di noi, accampati in questo canile, per ripetere accuse che il mondo già conosce e per tornarcene indietro a mani vuote
come mendicanti scacciati da una chiesa. Tanto vale che osino davvero respingerci. Ascoltate, signori. La grazia del perdono che ci viene offerta a prezzo da usuraio, noi la conquisteremo d'assalto! Quello sarebbe il re, ma tu sei pazzo. Ad un povero mendicante. Che lo rispettino come un comune pellegrino. Che esca dal castello, perché dovrà uscire illeso come è entrato. Solo questo. Gli altri possono entrare.
Che è, figliuolo? Sei ferito? Fu nell'uscire di Milano, Santo Padre. Uno del nostro gruppo è stato ucciso dalle guardie del vescovo che volevano fermarci. A lui è toccato un colpo di lancia nel costato come nostro signore. Ci siamo battuti e hanno dovuto lasciarci. Ti ascolta, figliuolo. Chi vi manda? Siccome si è risaputo che eravate a Mantova, ci mandano i capi della pataria. C'è stata grande commozione d'animo a Milano per la venuta del re. Si sono udite grida di abbasso e molti sono finiti in ceppi e alla ruota. Ma questo non è tutto, Padre Santo. Calma, calma, figliuolo. Ti ascolto. Santo Padre, quelli della nostra parte, voglio dire della pataria. Io sono di Cremona, ma sto a Milano. I capi, insomma, dicono che Milano è pronta alla rivolta. Se il re fa la guerra, i signori gli danno le armi. Dicono che non ci abbandonate. Sta tranquillo. Non vi abbandonerò. Qui abbiamo saputo che il re vuole essere assolto dalla scomunica. Se questo dovesse succedere... Ebbene? Ci sarà tra i nostri una grande confusione, perché tutti odiano il re e vogliono il ritorno del nostro santo arcivescovo. Ma se il re viene assolto, crederanno che sia d'accordo con voi. Insomma, se si deve venire le mani per la Santa Chiesa, noi non abbiamo paura. Il popolo per le strade grida ai signori le vostre parole di giustizia. E dunque, se dobbiamo combattere, dicono i capi, tanto vale battere il ferro finché è caldo. Faremo arma di ogni ciotolo, di ogni ferro, di ogni bastone. Anche le donne ardono di cacciare i tedeschi e i loro servi. Faremo di ogni casa una fortezza. Peccati stupidi.